Rimaniamo in Sicilia, questo era il maestro Paladino, ci spostiamo invece in Piazza Armerina perché negli ultimi settimane, ultimi mesi, si sta portando avanti un progetto veramente importante per tutta l'area. Guardate un servizio. Alle nostre spalle la villa del Casale di Piazza Armerina, una costruzione fatta probabilmente da un importante personaggio dell'impero di Roma che qui venne a rifugiarsi alla fine del III e all'inizio del IV secolo. Il corridoio della Grande Caccia, questa specie di via porticata in cui i visitatori della villa passeggiavano, rappresenta una carta geografica in cui sono rappresentate le regioni dell'impero romano, dall'estremo occidente africano sino all'India, con dovizie di particolari sulle tecniche di cattura, sul trasporto e sugli animali che vivevano nel Mediterraneo in quell'epoca. Queste architetture che rappresentano un esempio straordinariamente complesso dell'architettura romana alla fine dell'impero hanno però uno straordinario contenuto di messaggi e di informazioni. Nei pavimenti e nei mosaici sono rappresentate le persone, gli oggetti, la forma di vita, gli strumenti musicali, la cultura, l'agricoltura, ancora oggi forme vive nel mondo del Mediterraneo. E questo è l'elemento centrale, il punto più vivo di questa architettura, di questo complesso, così lontani da noi nel tempo. Nel mosaico di questo cubicolo di uno degli appartamenti è rappresentata una delle più tradizionali forme di vita del Mediterraneo. Una giovane donna raccoglie dei fiori dalle piante nel giardino, aiutata da altre che portano questi fiori a un'altra donna che sta confezionando dei canestri e delle ghirlande. Tutto questo assomiglia moltissimo alle infiorate e ai momenti di festa che ci sono tipici nel Mediterraneo ancora oggi. I mosaici disposti su tre registri quasi a raccontare una storia rappresentano qui delle cacce fatte dai bambini che si incontrano o scontrano con degli animali non feroci, ma ci sono anche degli strumenti musicali, un tamburo a percussione e un piccolo organo probabilmente ad acqua. Ciò che è straordinario nei mosaici della Villa del Casale è la rappresentazione della cultura immateriale, il patrimonio di esperienze e di vita di questo mondo che però non prescinde dalle realtà concrete. In questa sala una costruzione romana che si affaccia su una grande vasca dove vengono allevati pesci di tutto il Mediterraneo che vengono catturati per i commensali da un gruppo di bambini che giocano su delle barche. Ma le maestranze, la cultura di questi mosaici è una cultura di tutto il Mediterraneo. Lavorano qui persone che probabilmente vengono da un mondo che aveva caratteristiche, se non uniformi, almeno comuni, e la dimostrazione l'abbiamo persino nei mosaici geometrici, la cui complessità e la cui articolazione ci richiama alla mente e agli occhi quelli che sono i tappeti che ancora oggi vengono prodotti sia in Africa che nell'Estremo Oriente. I tappeti cinesi, i tappeti persiani riproducono spesso gli stessi disegni che sono riprodotti nel nostro mosaico geometrico. L'insieme di questi valori hanno portato l'UNESCO a dichiarare la Villa del Casale patrimonio dell'umanità dal 1997 e contemporaneamente ad avviare un progetto di internazionalizzazione della cultura perché la villa diventi ambasciatrice di tutti questi valori della memoria del passato presso i popoli del Mediterraneo, riconoscendo nei mosaici un patrimonio comune e in ciò che essi rappresentano le radici di quella che è la vita odierna nel Mediterraneo. E
Eh sì, Piazza Armerina, avete quindi sentito il progetto e questa anche iniziativa dell'UNESCO per svalorizzarla a livello internazionale. Grazie anche a Giancarlo Mogavero per le riprese che appunto abbiamo visto.